Domenica 1 marzo 2015 parte la 15ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Si tratta di un importante appuntamento per albergatori, ristoratori e pubblici esercizi della costa dell'Alto Adriatico, un evento che si rinnova e arricchisce negli anni, proponendo per l'edizione 2015 anche diversi seminari. Tema della giornata inaugurale, modelli attuativi dell'accoglienza e informazione turistica nelle spiagge. E non poteva essere altrimenti, atteso che ormai è arrivato a uno stadio di sviluppo molto concreto, la nascita delle organizzazioni di gestione della destinazione. È evidente che il sistema turistico, la governance del sistema turistico come l'abbiamo conosciuta noi negli ultimi 20 anni, è radicalmente destinata a mutare. Oggi al centro dobbiamo mettere il cliente, dobbiamo mettere il prodotto e il territorio e dobbiamo mettere il territorio stesso. Una sinergia tra questi tre elementi che darà sviluppo alla prossima programmazione turistica che ormai si svilupperà nell'arco pluriennale. Sicuramente il convegno di oggi, che ha dato l'avvio all'apertura della 15ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico, non poteva che incentrarsi su informazione e accoglienza proprio sotto questo profilo. È una scommessa molto importante, anzitutto è stata una scommessa da parte del legislatore regionale, che ha dato l'input per la nascita di questa nuova forma di governance sulla scorta dell'esperienza un po' degli Stati Uniti, insomma di paesi del mondo anglosassone, dove conoscevamo già l'esperienza delle DMO, un'esperienza peraltro strutturata. Dall'altro una scommessa forse ancora più forte per noi, sia come pubblico che come mondo privato, perché ci è chiesto di fare una sinergia, ma non più una sinergia su una carta, una sinergia molto concreta, operativa proprio sul territorio. Un modello di accoglienza che pone al centro del sistema e dell'organizzazione l'attenzione per il turista a 360 gradi, con particolare riguardo anche alla sua salute, grazie alla collaborazione della USL numero 10. Questa fiera è molto importante, saremo presenti anche noi come azienda in un importante convegno martedì in cui si parlerà di alimentazione e sicurezza. Ricordiamoci che durante il periodo estivo lungo queste coste aprono ed operano migliaia di esercizi alberghieri e ristoranti, per cui noi come azienda siamo impegnati a garantire anche la sicurezza alimentare per tutti i nostri turisti. Quindi buon sole a tutti, ma soprattutto mangiamo bene, mangiamo sano. Due momenti importanti per la Fiera 2015. Il primo, quello espositivo, che si terrà a Caorle dal 1 al 4 di marzo. Il secondo invece sarà un momento formativo che si terrà a Jesolo il 13 di marzo. Diciamo che sono due momenti molto importanti perché seguono anche quello che è l'evoluzione della nuova legge sul turismo. La fiera naturalmente, nonostante ogni anno si pensi che non si faccia, sta andando comunque bene, vediamo tutti questi stand e questi grandi marchi. Per quanto riguarda la formazione è una novità e naturalmente diciamo che la novità è anche quella di creare, ci sono 50 esperti tra l'altro, l'ha appena annunciato il nostro presidente dell'AIE, che relazioneranno per una giornata intera su quella che è tutta la formazione e sull'evoluzione che sta subendo il turismo a livello non solo nazionale, veneto, ma anche internazionale. Turismo come motore di un'economia che dopo la profonda crisi vissuta vede un timido accenno di ripresa grazie anche alla collaborazione di tutti gli operatori del settore. Importante attenzione al tema del turismo anche da parte della Regione del Veneto, in particolare con la legge regionale 11 del 2013. Abbiamo introdotto il meccanismo non più del sistema turistico locale ma del sistema turistico tematico, quindi si ragionerà in futuro di mare, di montagna, di lago, di terme a sé stante e faremo delle politiche mirate per promuovere questi settori. Attenzione per il turista a 360 gradi, lei ha parlato anche non solo di accoglienza ma di sicurezza e tutto ciò che riguarda l'arrivo nelle località, comprese le strade. Per me sono tutti argomenti che si legano uno con l'altro, non è possibile estraniare il turismo e vederlo sotto un unico aspetto, il turismo è collegato con tutto quanto. Quindi io posso capire chi dice no all'autostrada, ma signori mi propongono qualcosa di diverso. Le strade per arrivare sulle nostre località sono indispensabili. Quindi le facciano come vogliono, con chi vogliono, quando vogliono, ma le devono assolutamente fare. E la stessa cosa vale per tutti gli altri argomenti che diceva lei prima. Cioè veramente siamo pronti a fare la nostra parte, non ci siamo mai tirati indietro, però scusatemi, ma se vogliamo veramente far vivere il turismo nelle nostre località, e ricordiamoci che è l'unica valvola di sfogo, l'unica cosa che fa ancora, che ha la possibilità di creare posti di lavoro e che crea beneficio almeno per 50 km all'interno di tutte le nostre coste. Se almeno non diamo sviluppo a questo, un giorno
un assessore mi ha detto: ma sai quanta gente suona il mio campanello perché c'è gente che ha bisogno e gente in difficoltà, non possiamo pensare solo al turismo. Bene, io ho risposto a questo assessore: ti capisco, capisco le tue difficoltà, ma ricordati che il giorno in cui tu hai messo in crisi il turismo con la T maiuscola, non avrai decine di persone che suonano il tuo campanello, ma centinaia di persone. Dovrebbero riflettere.